Consentitemi di esprimere la soddisfazione, l'orgoglio, la responsabilità che senza partiti, senza apparati, senza soldi, per la prima volta una coalizione civica popolare alternativa agli schieramenti tradizionali di centrosinistra e centrodestra presenta 6 liste, donne e uomini che stanno scrivendo la storia della politica in Calabria e che a breve si assumeranno il ruolo di governare, se il popolo lo vorrà, questa regione che ha bisogno di rappresentare tutti i calabresi. Sono queste le parole di Luigi De Magistris, candidato alla presidenza della Regione Calabria, espresse durante l'incontro con i candidati nella città di Vibo Valentia. Il sindaco di Napoli, soffermandosi con i giornalisti, ha poi aggiunto che a fronte di una finta unione da parte del centrodestra e dall'altra del centrosinistra, il progetto di rivoluzione per la Calabria da lui guidato non può che essere vincente. Questo è il più grande progetto politico che affronta la questione meridionale in Calabria. Poi è chiaro, nel momento in cui dovessimo vincere, come io credo, questo avrà una portata di rilevanza nazionale enorme. Perché battere il centro-sinistra e il centro-destra significa porci come forza alternativa da sud per costruire un'alternativa politica che serve anche in questo momento al paese, dove c'è bisogno di una politica fatta di persone per bene, di persone competenti, di persone oneste, di persone coraggiose, e che questo messaggio venga dalla regione in questo momento che è maggiormente in difficoltà. Io credo che questo è un laboratorio politico, ha una valenza politica forte. De Magistris non la manda sicuramente a dire chiaro nell'affermare il fallimento di destra e sinistra nel combattere il malaffare nella terra di Calabria. Centrosinistra e centrodestra nella lotta alla corruzione, nella lotta alle mafie, nella ricostruzione dei diritti non sono credibili perché hanno fallito. Con la nostra storia noi rappresentiamo una certezza su questi valori. Chi vota noi avrà la certezza che corruzione, compromesso morale, 'ndrangheta e borghesia mafiosa usciranno fuori dalla cittadella di Germaneto, della giunta regionale a Catanzaro e del consiglio regionale che ha sede a Reggio Calabria.